Bentornati su gizmo.it, oggi siamo con, in diretta streaming con Claudio Castellano, marketing manager di LG Mobile. Ciao Claudio, benvenuto. Ciao Luca, grazie. Ciao a tutti. Sei in ufficio? Sì, ovviamente sì, siamo in ufficio con mascherina al seguito e adesso sono ovviamente in un contesto chiuso, isolato, quindi non la sto indossando, però altrimenti siamo molto ligi. Com'è rientrare in ufficio? Ma guarda, è stato all'inizio un po' strano perché comunque insomma, ci sono tutte un po' le nuove regole da seguire. Però ci si abitua in fretta e poi personalmente comunque l'ho trovato molto molto piacevole perché comunque insomma, si può serenamente lavorare anche da casa, però non lo so, a me la routine insomma, dell'ufficio piace, mi piace stare insomma, con gli altri, quindi comunque poi dopo 2 mesi insomma, è stato molto piacevole riprendere. Senti, è bello di lavorare in aziende elettroniche che si hanno di elettronica di consumo e che si hanno anche tanti prodotti che poi entrano a far parte della vita privata. Quindi voi trattate prodotti che tu usi anche nel privato. Di tutti quelli che, diciamo, tu ti occupi del mobile principalmente, quindi smartphone, Sì. dispositivi non mobili e quant'altro, di tutti i prodotti che ti passano sotto mano e che devi utilizzare per lavoro, quale hai scelto di usare per la tua vita privata? Ma guarda, in realtà tantissimi, perché io proprio nasco come un grande appassionato di tecnologia, quindi faccio un lavoro, ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace tantissimo, di lavorare con prodotti che mi piacciono molto. Considera poi che prima dell'esperienza della telefonia sono stato anche sul mondo TV, audio-video, quindi mi viene facile citare ovviamente tutta la gamma TV, audio-video, ho un LED in casa con tutta la parte di soundbar, che comunque insomma i TV sottilissimi, bellissimi, però vanno un po' integrati per la parte audio. Però poi in realtà ho prodotti veramente di tutte le divisioni dell'azienda. Di recente, per esempio, sto provando anche il Gram, che è il nuovo laptop, che lo uso ovviamente per lavoro. È molto bello, performante, leggerissimo. Insomma, quindi il bello poi è cambiare. Insomma, abbiamo la Certo. possibilità, insomma, di provarli, di cambiarli, provare i nostri, provare anche magari qualcosa della concorrenza. Perché no? Perché comunque serve. E quindi insomma sono tutti bei giocattoli per quanto mi riguarda, mi ci diverto tantissimo. In tasca cos'hai adesso? Che smartphone Ma guarda, quotidianamente uso un V40 in questo momento, ho anche il 50 o il 60 col dual screen, cioè ovviamente li provo un po' tutti e tra poco sicuramente passerò a Velvet. Devo dire che non sono uno che insomma, non cambio proprio lo smartphone in maniera seriale, perché comunque il cambio poi è sempre un po' oneroso, no? Dal punto di vista del passare tutte le applicazioni, soprattutto con gli account, sai, le password, non è Certo. tanto il discorso delle applicazioni. Quindi diciamo che e poi ecco, mi piace avere uno smartphone tendenzialmente, quindi non amo girare con più di uno smartphone in tasca, quindi diciamo che tendenzialmente cerco di provare tutti i top. Cosa ti piace delle funzioni di uno smartphone LG? Cos'è che ti colpisce, che ti tiene anche legato, a parte Ma l'esigenza tua? guarda, io credo che abbiamo sempre avuto degli elementi diciamo, distintivi, soprattutto rispetto all'intuitività e alla facilità d'uso. Quindi comunque abbiamo sempre avuto una personalizzazione leggera di Android, che va sempre nella direzione del rendere facile l'accesso alle applicazioni. Abbiamo una user interface, personalmente la trovo piacevole. Sono un utente molto esigente sui prodotti, quindi sono tendenzialmente anche molto critico. Però credo che la facilità d'uso sia al primo posto, anche dal punto di vista ergonomico, la posizione dei tasti. Oggi insomma, poi è un tema che tratteremo, no? È difficile comunque proporre qualcosa di diverso in un contesto che si sta, insomma, tende un po' ad uniformarsi, no? È un po' difficile distinguere gli smartphone quando sono tutti quanti su uno scaffale in un negozio fisico, ma anche digitale, anche online. E credo che noi, insomma, negli anni abbiamo fatto tante cose che comunque ci rendono un pochino diversi. Chi usa
chi si è abituato, per esempio, tanti anni fa, faccio un esempio, al toc toc sullo schermo, non Certo. riusciva più a tornare indietro, e quella lì è una piccola novità che fu introdotta e che poi, insomma, poi lentamente è entrata come uno standard. Però mi ricordo che all'inizio usare uno smartphone senza quella funzione ti lasciava di stucco perché ovviamente bussavi sullo schermo e non succedeva niente. Beh, tra l'altro questi sono stati i primi a introdurre wide angle, non dimentichiamocelo, Sì, crederci esatto. su tutta la gamma. Il grandangolo, per esempio, credo che sia un'altra di quelle funzioni da cui difficilmente riesci a tornare indietro, perché se ti abitui a fare determinati scatti in determinate posizioni, poi ti sembra strano dover fare qualche passo indietro quando devi magari fotografare qualcosa che non sta nell'inquadratura. Quindi anche quell'innovazione lì è diventata poi nel tempo quasi uno standard e adesso l'abbiamo portata anche sui prodotti della serie K, per esempio, quindi insomma anche sul mercato più entry. Senti, prima parlavi del fatto che fra poco lo cambierai e penserai al Velvet, che è un concept tutto nuovo di telefono. L'ho un po' accennato, ma adesso te lo faccio raccontare bene. Perché passerai al Velvet? Ma allora, perché Velvet rappresenta un po' quello che vogliamo fare di nuovo nel mercato della telefonia. Diciamo che ti dicevo prima che ci troviamo in un mercato in cui è difficile essere diversi, fare qualcosa che sia veramente facile da percepire come diversa. Vedo banalmente, penso a un punto vendita in cui ci sono tutti gli smartphone e a volte sta diventando complicato cogliere, insomma, in maniera semplice, insomma, non parlo magari di utenti che sono appassionati, super appassionati di tecnologia e magari riescono a cogliere delle piccole differenze, però diciamo per un consumatore, diciamo, medio, se, mi sento sempre più spesso dire, ah, stanno diventando tutti uguali, sembrano un po' tutti uguali. E ovviamente questa cosa non va bene perché dobbiamo assolutamente cercare di proporre qualcosa di nuovo, credo che l'abbiamo sempre fatto. Con Velvet, diciamo, l'elemento forse più innovativo è relativo al design. Il design, per esempio, delle fotocamere posteriori, che diciamo, immediatamente diciamo, lascia percepire qualcosa di diverso perché le fotocamere sono state disposte verticalmente, diciamo, dalla più grande alla più piccola, è un design che chiamiamo raindrop, quindi insomma come una goccia che Una cade, goccia. e dà proprio questo effetto. Quindi quando guardi lo smartphone dalla parte posteriore, riesci, diciamo, in maniera abbastanza inequivocabile a capire che qualcosa di diverso. E poi abbiamo usato delle colorazioni, siamo tornati ad usare dei colori che sono molto molto distinguibili. Ne abbiamo uno in particolare che si chiama Illusion Sunset, che è diciamo, un colore che vira un po' sui colori del tramonto, quindi diciamo dal rosso all'arancione, al giallo, molto molto particolare. Ma Sono poi ci preso di sono vederlo. tradizionali, ci sono anche il grigio, il bianco, insomma. Però sono tutti colori, per esempio il bianco è una Aurora White che ha proprio questi colori leggermente accennati, molto molto eleganti, quindi con delle leggere sfumature in base alla posizione, no, che usi, in base, diciamo, all'angolazione con cui lo vedi. Il tutto poi è inserito in uno smartphone che è molto sottile, perché siamo sotto gli 8 mm, è leggero, siamo a 180 grammi, pur avendo però comunque un case diciamo, un frame in metallo, quindi sicuramente decisamente molto bello, diciamo, alla vista. E quindi, diciamo, è una grossa novità per noi. Abbandoniamo la logica, anche se vuoi, delle serie consecutive, che da un anno all'altro, G6, G7, G8, abbiamo un po' rotto questo schema, proprio perché volevamo proporre qualcosa di diverso. E quindi il primo elemento diciamo, di differenza, di rottura, è sicuramente quello del design, in un prodotto che poi, dal mio punto di vista, io dico è molto ben bilanciato. Cioè, quindi sono state fatte tutte scelte ponderate per avere un prodotto che poi soddisfi sia, insomma, l'utente esperto che vuole qualcosa di performante, i content creator che vogliono una fotocamera performante, però che faccia anche delle cose interessanti, quindi per esempio una stabilizzazione che chiamiamo Steadicam per fare dei contenuti quando si è on the go, in movimento, sempre stabili.
piuttosto che, per esempio, un comparto audio evoluto che dà la possibilità, per esempio, di girare contenuti, registrare contenuti ASMR direttamente su Ah, certo. smartphone. Poi una veste, secondo me, importante la ricopre l'affidabilità, no? La resistenza, quindi un prodotto che comunque è certificato IP68, che ha tutti i test di certificazione militare, che è una caratteristica che ormai portiamo avanti da qualche anno. Pur però, quindi IP68, però senza rinunciare al jack fisico, che Certo. sappiamo che. Vabbè. Quindi diciamo, abbiamo fatto tutte scelte, diciamo, che sono, diciamo, che vanno nella direzione di un prodotto bello, funzionale e completo. Anche per esempio, l'utilizzo del 5G, però con il chipset, di Qualcomm, il 765, ci dà la possibilità di, comunque mantenere lo smartphone molto sottile, perché il modem 5G è integrato nel chipset. E anche questa è una scelta per avere un prodotto bilanciato, completo. Senti, bello bilanciato, completo e funzionale, sono caratteristiche che si, diciamo, dipanano su tutta la gamma LG, sia dal mobile sia su bianco, il bruno, tutti gli ambiti in cui operate. Ti chiedo, da utente privilegiato, quale sei, perché hai la possibilità di vedere anche l'interno dell'azienda, mi racconti una caratteristica che secondo te, non dico che è sottovalutata, ma passa poco sull'utente finale di LG? Ma allora, diciamo che passa poco a chi non lo usa, ma ti direi semplicemente la semplicità d'uso, no? La user experience in generale, che è una user experience semplificata. Credo che nel nostro DNA ci sia sempre stata la volontà di portare la tecnologia che nasce su prodotti iconici e per pochi a portata di tutti. Portare la tecnologia a tutti significa, cioè, è comunque, insomma, non è una cosa semplice, perché non è soltanto una questione di valore, di prezzo, no? E quindi di dare la possibilità a tutti di accedere ad una tecnologia di alto livello. Sicuramente c'è questo aspetto, però c'è anche un aspetto di esperienza d'uso semplice, quindi rendere determinate funzioni alla portata veramente di tutti. Quindi il fatto di, per esempio, utilizzare il grandangolo, quando è stato introdotto il grandangolo che citavi tu, a livello di esperienza d'uso, io utente non mi accorgo di cambiare, diciamo, ottica, perché di fatto ho la mia inquadratura e se allargo lo zoom con due dita, automaticamente l'interfaccia mi restituisce quell'immagine. Da un certo punto di vista, è talmente semplice che probabilmente un utente nemmeno si accorge che sta usando una seconda fotocamera. Però è quello, diciamo, che rende poi diciamo, quella specifica caratteristica effettivamente facile da usare, e praticamente la usi e nemmeno te ne accorgi. E probabilmente questa è una delle peculiarità che rende un prodotto di successo, cioè quando riesci a fare qualcosa che è talmente facile, talmente semplice, che di fatto non devi spiegarla. Quando ci sono magari delle funzionalità che richiedono un po' la possibilità, cioè, richiedono di essere raccontate nel dettaglio, probabilmente, insomma, magari si può fare qualcosa per migliorarle. Molto spesso le grandi innovazioni di successo basta semplicemente guardare per credere. E quindi, per esempio, penso all'OLED, quindi display OLED, che ovviamente ritroveremo su Velvet, quindi lo cito, da 6,8 pollici anche nella versione dual screen. Che è la firma tecnologica di LG, tra l'altro, LED. Esatto, e voglio dire, per vedere la differenza tra un OLED e un TV, diciamo, LED tradizionale, basta guardarli, cioè basta metterli uno accanto all'altro e, diciamo, il test è presto fatto, insomma, si guarda la profondità dei neri, si guarda
diciamo in generale il contrasto che rende l'immagine quasi tridimensionale, molto avvolgente, proprio perché insomma c'è il controllo pixel per pixel. Quindi, però non c'è bisogno di spiegarla, cioè basta Bisogna metterci sperimentare. davanti e provare. Claudio Castellano, marketing manager dell'EG Mobile, grazie mille di essere stato con noi. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao. Grazie.